Da tempo, per un insieme di motivi non dipendenti da noi, si era interrotto il flusso di aiuti materiali verso la nostra missione in Madagascar. Recentemente si è aperta inaspettatamente una possibilità di ricominciare e nell'arco di soli 2 mesi è avvenuto un vero miracolo della provvidenza. Si è allestito un container di 12 metri carico di tanti beni essenziali, frutto di una carità collettiva di singoli, gruppi, associazioni e aziende. Alla chiusura del container, il peso complessivo era di 22.000 kg. Questo carico raggiungerà presto via nave la nostra missione e sarà il segno concreto della nostra vicinanza a questo popolo malgascio particolarmente bisognoso di aiuto. All'interno, tra l'altro, hanno trovato posto pannelli solari e relativa attrezzatura per realizzare impianti fotovoltaici, soprattutto nelle strutture sanitarie in necessità di energia elettrica, apparecchi elettromedicali per diagnostica, letti e materassi per le nostre cliniche e dispensari, medicinali per la cura di moltissime patologie, materiale igienico-sanitario di pronto intervento, materiale scolastico per le nostre scuole, grande quantità di integratori, vitamine e latte in polvere per una corretta integrazione alimentare, soprattutto dei bambini. Pasta, riso e una variegata fornitura di legumi in scatola. La complessità della raccolta è stata magnificamente gestita e coordinata da un gruppo missionario e volontari della parrocchia redentorista Sant'Alfonso di Avellino, con la fondamentale e generosa disponibilità della ditta di logistica Palladino di Avellino, che ha messo a disposizione la sua struttura, dal deposito al carico della merce, fino ad occuparsi della complessa fase di spedizione.